Pronto? Johnny Elaine Miller? Chi parla? Il mio nome è Roger Paulson. Scusi, non credo di conoscerla. No, lei ha risposto a una mia inserzione sul Washington Magazine. È lei che ha chiamato poco fa? No. Mi scusi, ma sono una donna che vive da sola e c'è gente che chiama. Oh, non mi avrà preso per un maniaco. No, no, niente affatto. È che non credevo che avrebbe chiamato. Avrà ricevuto migliaia di risposte. Oh, in realtà no. Senta, lei non è un po' nervosa? Io sì, non è una cosa che faccio normalmente. Nemmeno io. Ma l'abbiamo fatto, perciò. Mi dica, perché ha messo quell'annuncio? Le è piaciuto? Sì. Ci ho messo un sacco a scriverlo. Temevo che suonasse un po' stupido, non so. No, no, io l'ho trovato molto poetico. I sogni si avverano per chi sa aspettare. Ah, meno male. Sa, ho divorziato circa un anno fa e non mi sono mai andati a genio i locali per singoli. Ho provato genitori senza partner. Insomma, per la prima volta in vita mia ho deciso di buttarmi, capisci? È un po' come pescare, si lancia la lenza senza sapere cosa acchiapperai. Oddio, ho detto così orribile. No, si figuri, so che intende dire. Neanch'io frequento locali per singoli. Ci sono più rospi che principi. Potrei chiederle perché proprio il mio annuncio? Ho pensato che chi l'ha scritto fosse intelligente, romantico, di sicuro un buon padre. E con il senso dell'umorismo, è importante. Se non si ride con il proprio uomo, non funzionerà mai. Attenta o le chiederò di sposarmi al telefono. Così a scatola chiusa. Non volevo essere scortese. Ok, allora, come crede che io sia? Beh, dalla sua lettera direi che è atletica, il che vuol dire che è in ottima forma. È circa 1,70 m. Mm-hmm. Le piace correre e fare ginnastica. Non mi odi se sbaglio. 55 kg? Ci ho azzeccato. Altro che. Ok. E i capelli? Oh, ci sono 3 possibilità, non vorrei sbagliarmi proprio adesso. Beh, qual è il suo colore preferito? E sia sincero. Bionda. Allora? Mm-hmm. Senta, c'è una cosa che vorrei dirle, Johnny. Ti prego, chiamami Elaine. Oh, ok, Elaine. Senti, come ti ho detto, questa è davvero la prima volta per me. Io non mi sarei mai sognato di farlo. La persona che ha riagganciato poco fa ero io. Io ero così nervoso che mi battevano i denti. Lo so. Allora, adesso che succede? Beh, Roger, si sta facendo tardi. Dobbiamo lavorare domani. Tu lavori, non è vero? Ti prego, dimmi di sì. Sì, lavoro e con buon profitto anche. Possiamo sentirci ancora? Volentieri. Domani va bene? Ok. Ok. Notte. Buonanotte.